Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di Abigail di Sobo Mogdo. Questo libro è edito qua in Italia da Anfora Edizioni e ha un prezzo di copertina di 18 euro. Georgina è una ragazza di 15 anni di Budapest che da un giorno all'altro viene portata dal padre in un collegio femminile. Il padre non le dà alcuna motivazione e Georgina si ritrova in un posto sperduto che sembra praticamente una prigione. Le ragazze sono vestite e pettinate tutte allo stesso modo e sembra che non si possa fare niente all'interno di questa scuola. In aiuto però di queste ragazze c'è Abigail dei Miracoli, ovvero una statua a cui si rivolgono le ragazze in difficoltà e che sembra possa aiutarle. Questo romanzo si rivolge agli adolescenti, ma non solo secondo me, è una storia che può toccare bene o male chiunque. La storia è ambientata in Ungheria durante il periodo della seconda guerra, in un ambiente che non è direttamente toccato dalla guerra, ovvero una scuola, un collegio femminile, ma proprio per questo l'autrice vuole dare voce a quelle realtà di cui non si parla spesso, ma che sono state sì toccate molto da questo conflitto. L'autrice ha vissuto in prima persona questo periodo storico e anzi credo che fosse proprio insegnante in una scuola. Quindi è come se con questo romanzo volesse riscattarsi, o meglio, scusarsi di non essere stata attiva, di non aver potuto fare abbastanza per il proprio paese, per i propri alunni. Questo poi viene spiegato meglio nella postfazione del romanzo, che è una cosa che mi ha colpito tanto perché sapere come è attinto dalla propria esperienza personale per scrivere Abigail, tutto quello che si è letto, acquista secondo me una nuova luce. Abigail parla di crescita, di formazione, amicizia, l'istruzione in un collegio femminile calvinista, quindi anche la religione ha un aspetto molto importante all'interno della storia, ma è un romanzo che parla anche di guerra, anche se non è presente in prima persona, c'è e come. È vero che le ragazze sono letteralmente chiuse in questa sorta di convento, prigione, insomma, in questo collegio femminile, sono veramente isolate da tutto quello che accade attorno, però ci sono dei, diciamo, ribelli che cercano in qualche modo invece di far passare dei messaggi, in particolare che la guerra sta distruggendo la nazione, che sta portando alla morte tantissime persone. Ci sono delle ragazze ebree che iniziano a temere per la propria incolumità, ma ovviamente non possono dirlo a nessuno, hanno paura di essere scoperte, insomma, l'angoscia della guerra c'è e si sente come. Una delle cose che mi sono piaciute di più all'interno di questo romanzo sono i personaggi. Ai miei occhi erano veri e autentici ed è una cosa secondo me molto importante quando si parla a un pubblico giovane, perché spesso nei romanzi per ragazzi i protagonisti, nonostante siano molto giovani, vengono dipinti come fortissimi, impavidi, come se fossero in realtà già adulti. Invece in questo romanzo le protagoniste, le ragazze, sono capricciose, sono delle vere e proprie bambine. Anche la protagonista è super ricca di difetti, non puoi sempre provare simpatia per lei, perché a volte è veramente odiosa e si comporta in maniera infantile, ma è giusto così, perché comunque ha 15 anni. È stata portata via poi da un ambiente in cui era abbastanza coccolata, partecipava ai tè, ai balli, e all'improvviso si ritrova in un collegio femminile in cui non possono avere neanche delle cose personali come i rossetti. Mamma mia, i rossetti vengono visti come il male assoluto. E quindi ci sta che lei si ribelli, che faccia qualche capriccio. A un certo punto della storia, però, dovrà crescere, dovrà abbandonare il tempo dei giochi, perché il padre le rivelerà il vero motivo per cui l'ha portata in collegio. E da quel momento in poi, secondo me, si ha un cambiamento non repentino in Gina, perché rimane comunque una bambina, però si ha veramente una crescita durante la storia che mi è piaciuta tanto. Un altro personaggio che ho adorato è la diaconessa Giuseanna, che ho trovato dolcissima. Inizialmente veramente molto severa e rigida, sembra essere distante da queste ragazze, in realtà cerca di fare il possibile per addolcire la loro permanenza in questo collegio, cerca in tutti i modi di aiutarle, anche se inizialmente magari non sembra. L'ho trovata una figura materna dolcissima, veramente molto premurosa, nonostante i suoi doveri, nonostante dovesse non mentire, nonostante dovesse
educare in un certo modo le ragazze l'ho trovata veramente molto umana. Mi ha toccato molto anche il rapporto fra Gina e suo padre. Loro sono da soli in famiglia, quindi da subito si è creato fra di loro un legame veramente molto speciale. Spesso non c'è nemmeno bisogno che si parlino per capire cosa pensa l'uno dell'altra. Non lo so, mi è piaciuto veramente tanto questo loro legame, e anche a distanza, perché in collegio ovviamente il padre non può essere presente, non può scrivere a Gina, si vedono raramente, ma quei piccoli momenti sono veramente preziosissimi. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto è che qua e là emergono le tradizioni ungheresi, tipo le feste, le usanze. È una cosa che mi è piaciuta tanto perché comunque posso vedere quello che magari vivo, faccio io nel quotidiano, com'era una volta in Ungheria. Mi viene in mente ad esempio la festa di San Nicola. L'ho trovata una cosa veramente molto accogliente per me che ho origini ungheresi, e penso che possa essere molto interessante per chi non conosce questa nazione, per avvicinarsi un po' di più alla mentalità, alle tradizioni. Quindi per certi versi Abigail mi ha fatto sentire a casa. È stata una lettura veramente molto bella e interessante. Io sto scoprendo adesso pian piano questa autrice, ma mi sta piacendo sempre di più. È un romanzo che vi straconsiglio di leggere, soprattutto se non avete mai letto nulla di questa autrice. In Ungheria ha avuto un successo veramente pazzesco, ne hanno fatto anche una serie per la TV che ho visto recentemente quando sono stata in Ungheria, e mi ha colpito veramente tanto perché, nonostante sia comunque datato, il film, se non sbaglio, del 78, è veramente molto bello. Gli attori mi sono piaciuti veramente tanto e non so, mi ha fatto rivivere sotto aspetti diversi la storia che avevo letto fra queste pagine, quindi è stato veramente molto bello. Questa era quindi la mia opinione su Abigail. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete mai letto, se vi incuriosisce o meno, se avete mai letto qualcos'altro di Sabo Mokdo, insomma, sono veramente molto curiosa. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!